Parlare di Settimana Santa a Trapani, parlare dei misteri. Qui dentro si vive un'atmosfera surreale, vedere i misteri che per un anno intero sono stati spogli, vederli con questi fiori, con questi addobbi, con questi argenti, lo stesso calore umano che emanano i gruppi. Mistero è ciò che l'uomo non riesce a spiegare. Misteri erano dette, già nel secolo XII, le scene animate dall'Antico e Nuovo Testamento, quasi ad accrescerne la tensione mistica. Non è possibile datare con certezza l'anno d'inizio dei riti dei misteri. Questi sono i trapanesi del 600. Vedere questi mori non era un qualche cosa che non c'era, ma era un qualche cosa di vivo che c'era nel popolo trapanese. Il DNA di quei trapanesi del 600 si ritrova ancora oggi. L'ascesa al Calvario è il primo degli originari sei gruppi ad essere affidato, secondo un atto notarile del 6 aprile 1612, alle maestranze, nate nel XII secolo in qualità d'associazioni spontanee. Il periodo che va dal primo decennio del secolo XVII, quando sfilarono i primi gruppi, sino al 1772, anno di costruzione degli ultimi, abbraccia 150 anni, nei quali le botteghe trapanesi consegnano alla città le 78 statue dei misteri, collocate su basi di legno dette vare e costruite nella tecnica del carchet, che ricrea le caratteristiche anatomiche su uno scheletro ligneo esclusivamente con tela e colla. Il decadimento di alcune attività economiche, la sostituzione di vecchi ceti con altri nuovi, l'ordine d'uscita dei gruppi, la comparsa di bande musicali al posto degli antichi cantori, i massari retribuiti, le donne portatrici per voto, i nuovi percorsi fuori dalla secolarità e storicità del passato, costituiscono modifiche sostanziali che lasciano intendere come la processione del Venerdì Santo, a cui noi oggi assistiamo, sia la conseguenza di un lungo divenire storico della città e del suo tempo. Noi viviamo tutto l'anno per questo giorno, per il Venerdì Santo, è fine stare tutta la notte fuori, è per noi un momento di passione, di eleganza, e quando noi sentiamo dire ma questa gente che è pazza, che è stanca, come fa tutta la notte a stare fuori, no, per noi è un momento di felicità, e quando entriamo piangiamo, perché è finito il momento più bello, è il nostro momento di fede. Abbiamo nel nostro DNA ed è difficile allontanarci da questa passione nei confronti di questa processione. Quando non sei a Trapani durante la Settimana Santa, anche se sei in capo al mondo, scappi, ti prendi il primo aereo per essere qua il giovedì sera, il venerdì e il sabato mattina.